assessore, continuano i controlli sulle buste nere e purtroppo insomma, si continua a scoprire che i cittadini teramani, almeno alcuni, non vogliono differenziare. L'avevamo detto che questi controlli sarebbero stati ripetuti, continueremo a farlo perché dobbiamo far capire che c'è una verifica, un controllo da parte della TEM e dell'amministrazione. Dobbiamo andare nella direzione di aumentare la differenziata e diminuire l'indifferenziata, che ha un costo anche per le tasche di tutti i cittadini. Ma soprattutto anche un fatto di rispetto di civiltà, un fatto di rispetto per l'ambiente, quindi dobbiamo diminuire sempre di più la percentuale di indifferenziata e quindi noi andremo a verificare, come visto anche questa mattina, abbiamo trovato bustoni dappertutto e tra l'altro dobbiamo anche segnalare l'abbandono dei rifiuti che purtroppo continua. In questi giorni abbiamo riscontrato con le fototrappole un uomo e una donna che buttavano rifiuti, e l'abbiamo ripresa, stiamo individuando chi sono per poi fare multe pesanti. Dobbiamo mettercela tutta, tutti i cittadini devono segnalare quando si verificano certi episodi, magari anche se riesce a capire chi è che va a buttare rifiuti, segnalarci, perché dobbiamo debellare questo triste fenomeno che purtroppo si manifesta quotidianamente. Visionando i sacchi neri questa mattina lungo Viale Bovio si scopre che insomma molti dei rifiuti potevano essere differenziati. Ma sì, normalmente il 60-70% di quei rifiuti che sono nei bustoni neri può essere differenziato. Io vedo, normalmente vado nelle verifiche, vedo che una famiglia che fa il differenziato in maniera corretta, settimanalmente il differenziato è quasi inesistente, è pochissimo, quindi invece trovare questi bustoni. E ultimamente si sta verificando, sono in forte aumento la presenza di questi bustoni, tra l'altro non è un conferimento corretto, il conferimento è fatto nel mastello proprio per limitare, diciamo, l'indifferenziata. Invece troviamo questi bustoni come se nulla fosse, si continua ad andare contro le regole, quindi è compito nostro di vigilare, di fare controlli e poi se è il caso, poi spesso si riscontrano anche i riferimenti chi ha conferito il bustone e quindi poi fare anche multe pesanti.